Soro dal 1968 rivenditore ufficiale di Kurz in Italia e quindi essenzialmente lamine per la stampa a caldo. Abbiamo cominciato quegli anni con pochissime persone, pochi dipendenti, fino a raggiungere a oggi le 52 unità. L'azienda si è sviluppata molto nel tempo e soprattutto grazie ai principali mercati di riferimento che sono la grafica e il tessile. Nobilitare un prodotto, secondo noi, vuol dire riuscire ad attrarre il consumatore, riuscire a farlo scintillare e riuscire a creare delle nobilitazioni che possono portare il consumatore ad avvicinarsi allo scaffale. Lavorando non solo con gli effetti metallici, ma lavorando con effetti metallici e deformazione della materia. Unendo le due cose si possono ottenere dei risultati straordinari, dei risultati molto particolari che spingono il consumatore stesso a andare a toccare e capire se effettivamente c'è una deformazione, un rilievo, se il rilievo è fatto dalla matrice oppure è la lamina stessa che brilla, scintilla e fa giochi di luce. Quindi, è su questo che abbiamo lavorato molto nel settore grafico. Secondo noi un progetto nobilitato è sempre un progetto vincente per il consumatore finale e la stessa opinione ovviamente l'hanno i nostri clienti che riteniamo partner e con i quali ci piace fare realizzare dei prototipi per attrarre poi i clienti finali, comunque sviluppare, diffondere la cultura della nobilitazione. Luxoro e Kurz direttamente creano e realizzano packaging e etichette utilizzando le tecniche più sofisticate appunto per diffondere e cercare di attrarre il più possibile clienti finali, clienti stessi e designer sulla nobilitazione, nella nobilitazione e sulle lamine, poi che siano a freddo, a caldo, con l'utilizzo di cliché o l'utilizzo di lamine olografiche o di olografia di sicurezza. La grafica essenzialmente a livello generale è il nostro core business, non dimentichiamoci del tessile. Purtroppo qui si innescano nei lunghi periodi delle tendenze che possono influenzare più o meno i consumi di lamina, mentre nel settore grafico il consumo e la richiesta è bene o male costante e in generale in incremento. Come dicevo prima, se nel settore cartotecnico, quindi packaging, editoria, cataloghi, riusciamo a trarre già i frutti del lavoro fatto in passato, se ne vedono già i risultati in ogni supermarket, autogrill, profumeria o negli stessi cataloghi di moda, nei cartellini moda. Nel vino è vero che ci sono diverse etichette, o quantomeno la maggior parte delle etichette vengono nobilitate con lamine metallizzate. Ma molto spesso non si è ancora arrivati alla deformazione materica di cui parlavo prima, ovvero nel riuscire a abbinare l'utilizzo della lamina al rilievo, microincisione, deformazione, per dare oltre all'effetto scintillante anche l'effetto di deformazione, quindi un effetto tattile, quindi non solo visivo ma anche tattile. Prodotto
Progetti ne abbiamo sempre molti, Luxor in particolare ha cominciato 2 anni fa a realizzare etichette di vino personalizzate per proprio conto e poi l'anno scorso abbiamo abbinato un'etichetta a un vino, a un Barolo e gli abbiamo costruito un contenitore e questo pacchetto poi è diventato il nostro regalo di Natale per i clienti. Quest'anno abbiamo in mente la stessa cosa, abbiamo già costruito l'etichetta, un'etichetta molto particolare e l'abbiamo abbinata a due tipi diversi di prosecco. E stiamo costruendo in questo momento il contenitore che andrà più o meno sulla falsariga di quello che è stato l'anno scorso, quindi un contenitore che possa lanciare un messaggio decorativo, ma anche un messaggio augurale. Guarda, la sinergia con Digitalic è cominciata così, un po' per avventura, un po' per gioco, un po' perché ci piace scommettere sui lavori da fare, dove ci danno la possibilità di introdurre le lamine che vogliamo con i cliché che possiamo fare insieme e decidere insieme. È cominciata così un po' per scherzo, un po' per gioco, ma sta andando avanti molto bene e Francesco ci ha coinvolto talmente tanto che mi sembra che negli ultimi 3-4 numeri siamo sempre stati in prima pagina, in copertina. La nostra intenzione è quella di continuare e di migliorare sicuramente, magari anche di abbinare alle prossime uscite il lancio di lamine nuove o di effetti nuovi o di idee di deformazione col cliché nuove che Inder lancerà sicuramente a Luxpack riprendendole e seguendo questa linea. Quindi non posso far altro che ringraziare Francesco, ringraziare Digitalic e sperare che le nostre copertine continuino a fare riferimento al mercato. Grazie.